Strada, a proposito della politica del governo, di Minniti ha scritto: è un atto di guerra contro i migranti. Perché? Beh, è un atto di guerra, è un atto criminale, è una continuazione di una politica che è già stata più volte condannata dall'Unione Europea, ma in Italia non c'è molta sensibilità alle condanne di questo tipo. È una politica che si basa, su un principio: noi non vogliamo i migranti. E si basa su una strategia. Meglio raccontare bugie e ipocrisia per coprire questa storia. Voglio essere molto esplicito. Ci è stato fatto vedere detenzioni, uccisioni, stupri, torture. Ci sono rapporti delle Nazioni Unite, di UNICEF, dell'Organizzazione per le Migrazioni, in cui si dice che l'88% dei migranti ha subito violenze, che quasi il 40% dei bambini è stato messo ai lavori forzati, che le esecuzioni e le detenzioni illegali non si contano, che non sappiamo neanche quanti centri di detenzione ci sono. E tutto questo l'hanno detto istituzioni internazionali. E noi cosa facciamo? Paghiamo bande armate di criminali per tenerli lontano da noi. A parte il fatto che questa politica non ha mai funzionato e ha sempre creato disastri, l'abbiamo visto in tutti i paesi, perché quando si danno armi e soldi ai delinquenti, quelli poi le usano non secondo i nostri desiderata, posto che ne abbiamo, ma le usano secondo i loro interessi. Ma questa politica ignora una cosa, ignora che si sta mandando a morire e a soffrire esseri umani. Allora, io lo dico molto francamente, l'ho detto anche in passato, ho usato un'espressione sbirro per definire la politica È di stato molto Minniti, criticato per questo. molto criticato, sì, vorrei anche dire che insomma sbirro non vuol dire poliziotto, io ho una grande stima per le forze dell'ordine, credo che lo sbirro però sia una cosa diversa, è quello che abbiamo visto in tanti film. Il poliziotto corrotto e cinico che di solito usa del suo potere contro i più deboli. Non è un'invenzione mia. Però possiamo dire che Minniti sia corrotto, no? No, Lo possiamo corrotto dire, no, stop. ma figurarsi, ma figurarsi. Sbirro, che tende a risolvere militarmente in un modo crudele i problemi. Ecco, E ma lo voglio dire, scusami Corrado, una cosa prego. sola. Se io prescindo dal fatto che la mia azione politica produce morti e sofferenze, il mio modello sociale diventa Pablo Escobar. Perché se prescindo dal fatto che Pablo Escobar ha ammazzato, ha fatto ammazzare migliaia di persone in Colombia, beh, la sua politica ha prodotto grande Ginostrada. sviluppo. Tu ritieni sostanzialmente che quei morti sono diretta responsabilità di chi sta mettendo in pratica queste politiche? Assolutamente.